Il Savoia Marchetti SM82 marsupiale fu un aereo da trasporto e bombardamento italiano della Seconda Guerra Mondiale. Si trattava di un trimotore con ala monoplano a sbalzo con carrello retrattile. Ne furono realizzati 875 esemplari. Sebbene fosse in grado di operare anche come bombardiere, l'SM82 vide un uso molto limitato in questo ruolo. Fu anche l'aereo straniero utilizzato in maggior numero dalla Luftwaffe, con diverse centinaia di esemplari nel ruolo trasporto. In seguito alle manovre in Libia del 1938, il governatore Italo Balbo apprezzò le doti del nuovo trimotore da trasporto CIS-75 dell'ala Littoria, con cui era giunto il re, tanto da chiedere all'ingegnere Alessandro Marchetti di studiarne un derivato per trasporto truppe. Balbo voleva un adeguato velivolo da carico che avrebbe consentito interventi immediati sul vasto territorio desertico. Secondo Balbo, per non frazionare l'unità operativa, il nuovo apparecchio avrebbe dovuto imbarcare un plotone di 50 paracadutisti in completo equipaggiamento, con scorte per 2 giorni su una distanza di almeno 1000 km. Inoltre, il nuovo apparecchio avrebbe dovuto avere la capacità di trasporto materiali di artiglieria ed effettuare bombardamenti. A giugno Marchetti proponeva una specifica versione dell'S-75, designata S-82, con la stessa configurazione ma più grande. Mentre in tutto il resto del mondo i velivoli da trasporto militare erano degli adattamenti di apparecchi civili come lo Junkers Ju-52 o il Douglas C-47, DC-3 Dakota, l'S-82 invece fu il primo cargo concepito esplicitamente come militare. Le procedure di sviluppo e realizzazione furono esemplari e si registrò una fruttuosa collaborazione fra le forze armate, onde ottenere il massimo. L'esercito mise allo studio unità di paracadutisti ed equipaggiamenti aviotrasportati e si definirono le modalità, la tipologia dei reparti e i mezzi da imbarcare. Nello Stato Maggiore vigeva il concetto di mobilitare i reparti esistenti, ma la proposta di Balbo, che prevedeva invece reparti costituiti ad hoc, ebbe la meglio. Per il prototipo la CIA modificò un S-75 in costruzione. Il prototipo, oltre alla capacità di carico, aveva anche capacità offensive e difensive. Infatti vi era una stiva bombe, una cabina di puntamento retrattile e varie mitragliatrici. Le prove di carico si svolsero a Vergiate, utilizzando la fusoliera del prototipo, e vi si alternarono reparti di ogni specialità, così venne verificata la possibilità di trasportare i cannoni da 65-17, motocicli, il carro leggero L3 e una infinità di materiali vari, nonché la possibilità di imbarcare dei caccia come il Fiat CR-32 smontato. Tali richieste portarono ad irrobustire l'aereo. Fu modificata l'ala con l'adozione di alette Handley Page sul bordo d'attacco, fu irrobustito il pavimento per sostenere i carichi pesanti, fu ampliata la stiva bombe per sistemare ordigni in posizione orizzontale, fu rafforzato e alzato il carrello dato l'ingrandimento ventrale della fusoliera. La fusoliera dell'SM82 era di costruzione mista, con strutture in tubi di acciaio saldati, con 22 telai e 4 longheroni, rivestita con metallo nella parte anteriore e compensato e tela in altre parti. Le ali erano costruite quasi interamente in legno, con 3 longheroni a sezioni a T e 42 centine ciascuna. La copertura era di compensato rivestito in tela e verniciato per essere resistente all'acqua. Gli alettoni occupavano circa la metà del bordo d'uscita dell'ala, mentre la restante era occupata dagli ipersostentatori. Inoltre vi erano delle alette di tipo Handley Page sul bordo d'attacco. I piani di coda fissi avevano una struttura convenzionale in abete rosso ed un rivestimento in compensato, mentre le parti mobili avevano una struttura metallica rivestita in tela. All'interno della fusoliera vi erano 2 livelli,
Il livello superiore conteneva 32 posti a sedere. Il livello inferiore era utilizzato per il trasporto merci e per trasportare bombe quando veniva utilizzato nel ruolo bombardiere, con due grandi porte del vano bombe in duro alluminio. Il pavimento era in legno con 9 pannelli staccabili che aiutavano l'alloggiamento anche attraverso le porte del vano bombe dei carichi pesanti. Nella cabina di pilotaggio trovavano posto i due piloti in posizione affiancata, di cui il primo a sinistra con sedile blindato, un motorista ed un armiere. L'equipaggiamento interno comprendeva un radiotrasmettitore tipo AR-8 e AR-350, un sistema di estinzione incendi ed un generatore elettrico. Gli strumenti includevano inoltre un radiogoniometro Telefunken P63N. L'SM-82 era equipaggiato con 3 motori radiali Alfa Romeo 128 RC18 da 860 cavalli, con eliche a 3 pale a velocità costante in metallo del diametro di 3,6 metri. L'aereo aveva 6 serbatoi di carburante autostagnanti con sistema Semapa in ciascuna ala, 3 tra il secondo e il terzo longherone con 1276 litri, altri 3 tra il primo e il secondo longherone con 653 litri, un altro serbatoio nel muso con 167 litri di carburante a 100 ottani anziché 87 per il generatore elettrico. Il peso totale del carburante ammontava a 4.403 kg, più 136 litri di olio. L'SM-82 aveva armamenti sia difensivi che offensivi. Per scopi offensivi poteva trasportare fino a 4.000 kg di bombe in varie combinazioni, oppure una spezzoniera da 56 spezzoni. La sistemazione per il bombardiere era tutt'altro che ideale. La gondola di tipo retrattile difatti era angusta, non riscaldata, non pressurizzata e non collegata al sistema di ossigeno. Anche la struttura in metallo da 1 mm era altamente vulnerabile al fuoco nemico. Nella gondola trovavano posto il meccanismo di sgancio delle bombe, un mirino tipo Iozza ed una mitragliatrice Breda da 7,7 rivolta all'indietro, spesso non montata visti gli spazi angusti. La principale arma difensiva era costituita da una torretta dorsale rotante Caproni Lanciani, armata con una mitragliatrice Scotti da 12,7 mm con 350 colpi. Ulteriori mitragliatrici Breda Safat da 7,7 mm erano montate su ciascun lato, con 4 caricatori da 215 colpi ciascuna. La mitragliatrice della gondola del bombardiere era di scarsa utilità visti gli spazi angusti e spesso non era montata. L'S-82 marsupiale aveva un'apertura alare di 29,68 metri, era lungo 22,90, era alto 6 metri. La superficie alare era di 118,60 metri quadrati. Il peso a vuoto era di 10.550 kg, mentre il peso massimo al decollo era di 17.820 kg. L'autonomia era di 3.000 km e l'altitudine massima era di 6.000 metri. Nel 1939 il CIS-82 stabilì il record mondiale di distanza su circuito chiuso, coprendo 10.000 km ad una velocità media di 239,67 km/h e rimanendo in aria per ben 56,5 ore. Il prototipo con matricola militare 414 ed equipaggiato con motori Alfa Romeo 126 RC34 volò per la prima volta nel 1939. Successivamente, sempre nello stesso anno, i primi Alfa Romeo AR-128 vennero montati sul matricola militare 62270 testa di serie, che volò il 30 ottobre pilotato dal collaudatore Passaleva. Il prototipo il 7 marzo del 1940 venne trasferito a Guidonia per le prove contrattuali, compiendo decolli e atterraggi con carichi utili fino a 7 tonnellate. I primi 10 S-82 furono ordinati il 23 gennaio del 1939, seguiti il 1 febbraio da altri 40. Le consegne alla Regia Aeronautica iniziarono da subito
e il 4 giugno del 1940 venne costituito a Roma il Comando Servizi Aerei Speciali, responsabile del trasporto aereo. I primi S-82, chiamati ufficialmente marsupiale, vennero inquadrati nel 149esimo gruppo e dal 17 giugno iniziarono l'attività, con 5 velivoli che trasportarono fino a Tobruk cannoni anticarro e apparati radio. Le operazioni si susseguirono ad un ritmo serrato e il 19 giugno gli S-82 iniziarono a rifornire il lontano presidio di Jarabub con lanci di armi e viveri. Il 28 giugno del 1940 si consumò il rogo dell'aereo di Italo Balbo, abbattuto ad opera della contraerea italiana. Tuttavia il maresciallo dell'aria, negli ultimi giorni della sua vita, ebbe la soddisfazione di vedere all'opera quegli S-82 che per una delle sue mirabili intuizioni aveva concepito e voluto. I ritmi di produzione dell'S-82 erano lenti, con solo 100 velivoli consegnati nell'arco del 1940 e altri 100 nel 1941, tanto che di questi aerei in servizio non ve ne erano mai abbastanza. Nel 1942 la produzione raddoppiò, arrivando a 200 l'anno, mentre nel 1944 ne furono prodotte quasi 300 unità, però quando ormai la fabbrica era sotto il controllo dei tedeschi. Nel luglio del 1940 furono organizzate una serie di missioni di bombardamento su Gibilterra. La prima missione ebbe luogo il 17 luglio del 1940 con 3 SM-82 che decollarono da Guidonia e volarono per 1600 km per arrivare sopra Gibilterra. Un'altra missione fu lanciata dalla Sardegna per abbreviare il viaggio, poi un'altra il 20 agosto, questa volta da parte del 32esimo Stormo. A metà del 1940 il 41esimo gruppo fu inviato a Rodi con 3 SM-82 e altri 4 in ottobre per la missione speciale contro le raffinerie di petrolio controllate dagli inglesi a Manama nel Golfo Persico. Ciò significava un volo di 4200 km della durata di 15 ore a 270 km orari, che per l'epoca era probabilmente un record per una missione di bombardamento. Da Rodi decollarono 4 SM-82 al comando di Ettore Muti. Ciascun aereo trasportava un carico di 1500 kg di ordigni. Questa azione a lungo raggio ebbe successo, cogliendo totalmente di sorpresa il bersaglio, e gli SM-82 atterrarono senza problemi a Zula. Tuttavia, la scarsità di questi velivoli e la necessità di aerei da trasporto pose fine a ulteriori missioni speciali a lungo raggio. Le missioni nel teatro dell'Africa orientale furono effettuate con un serbatoio ausiliario da 1300 litri e la prima missione fu eseguita con successo il 27 luglio del 1940 tra Bengasi in Libia e Asmara in Eritrea. Il 149esimo gruppo effettuò 330 missioni e alla fine del 1940 gli SM-82 avevano accumulato 5187 ore di volo con 16267 passeggeri e 2247 tonnellate di materiali. Il 24 agosto del 1940 fu effettuata la prima consegna di un caccia Fiat CR-42 smontato nell'Africa orientale. Nell'aprile del 1941 furono consegnati 51 CR-42 e 51 motori di riserva. Il 1 marzo del 1941 fu formato il 146esimo gruppo, che assieme al 145esimo e al 149esimo gruppo furono i principali attori del trasporto in Nord Africa. Nel luglio del 1941 il 37esimo gruppo fu equipaggiato con SM-82 e nel 1942 furono equipaggiati con l'aereo gli Stormi 18esimo, 44esimo, 45esimo e 48esimo. Dalla fine del 1942 questi aerei effettuarono numerose missioni di rifornimento attraverso il Mediterraneo, fino a quando l'operazione Flax nell'aprile del 1943 pose fine al ponte aereo verso le forze dell'asse in Tunisia.
Le missioni di maggior successo per l'SM-82 furono nel ruolo di trasporto paracadutisti. Difatti furono numerosi i lanci avvenuti con successo su tutti i fronti. Dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943, la CIA continuò a produrre l'SM-82 per la Luftwaffe, consegnando ben 299 aerei, assieme ad altri marsupiali catturati. Sotto le insegne tedesche, i Savoia Marchetti furono impiegati fino alla fine della guerra. Sempre dopo l'armistizio, solo 29 aerei erano operativi nella regia aeronautica cobelligerante al sud, mentre al nord l'aeronautica nazionale repubblicana operava con circa 60 velivoli, 40 dei quali assegnati al secondo gruppo trasporti Trabucchi. Al termine della guerra, gli esemplari recuperati dai reparti delle due aeronautiche italiane furono raggruppati nello stormo notturno di base a Guidonia, che sarebbe successivamente diventato 36esimo stormo trasporti. I circa 30 SM-82 superstiti vennero rimotorizzati con i Pratt & Whitney Twin Wasp R1830, radiali a 14 cilindri che erogavano una potenza di circa 1200 cavalli, e continuarono a servire con la neonata aeronautica militare italiana fino al 3 agosto del 1960. Un esemplare di Savoia Marchetti, o CI S-82 marsupiale, è conservato nella sua colorazione argento del dopoguerra, presso il Museo Storico dell'Aeronautica Militare di Vigna di Valle. Sebbene fu un aereo di successo durante tutta la sua carriera operativa, le numerose operazioni ebbero un costo in termini di vite elevato. Le prestazioni dell'S-82 erano modeste, la velocità di crociera era di soli 250 km orari a 3000 metri. Anche senza la gondola del bombardiere sotto al muso, che aggiungeva più resistenza, l'aereo era lento, mentre la sua sagoma era grande e facile da individuare. La quota massima raramente superava i 5000 metri, e questo lasciò l'S-82 ben all'interno dell'altitudine operativa della maggior parte dei caccia dell'epoca, nonché della portata effettiva dei cannoni antiaerei pesanti e medi, subendo un tasso di perdite devastante.